sono diverse tradizioni che ci dicono che l'errore di base è proprio la separazione tra l'interno e l'esterno. Il dualismo fondamentale è il dualismo tra soggetto e oggetto. La BT parte da alcuni punti che sono dei punti legati alla filosofia perenne, quindi sono universali. E uno dei punti è giustamente questa comprensione della possibilità di andare oltre il dualismo. Diciamo in BT, tutto è un dialogo partecipativo tra mondi interno e esterno. In realtà questo mondo interno e esterno, i confini in realtà non esistono, nel senso che i confini ovviamente ci sono, ma i confini indicano, sono delle porte, non sono dei muri. E quindi se uno non ha la comprensione che mondo interno e mondo esterno, soggetto e oggetto sono uno, che la separazione tra soggetto e oggetto, tra interno e esterno è, tra virgolette, illusoria, è chiaro che si comporta in un modo completamente diverso. Che se non hai la comprensione che soggetto e oggetto sono proprio due epistemologie completamente diverse, due mondi completamente diversi. La psicologia che studio all'università è una psicologia che parte dallo studio oggettivo e che il mondo è là fuori. La BT all'interno del mondo transpersonale, filosofia perenne e via di seguito parte dal presupposto che soggetto e oggetto sono uno. Noi sappiamo che stiamo vivendo un periodo storico nel quale c'è questa coincidenza tra la filosofia perenne delle tradizioni mistiche antiche e la fisica quantistica che sembra confermare. Nel mezzo c'è il grande fiume del mainstream che sembra non considerare né l'uno né l'altro. Cioè il mondo nel quale ci muoviamo considera invece questi aspetti. Questo è importante perché, come abbiamo detto, segna un confine di non ritorno. Molte delle cose che sono valide, se tu consideri la realtà oggettuale separata dalla realtà soggettiva, non sono più valide se tu ti rendi conto che questa separazione in realtà è illusoria. Come fai a conoscere? Conosco come se oggetto e oggetto fossero uno. Conosco come se tutto è un dialogo partecipativo tra io e il mondo, ma questo io e il mondo è all'interno del grande sé. Come sapete, in bioetanasia energetica, uno dei modelli di base è il concetto di trans, no? Che ti dice l'unità di esperienza è tre. L'unità di esperienza è io, te e il campo che ci avvolge. E questo non è mai separabile. Il modello del trans, quindi che è un modello, diciamo così, metodologico, è una mappa per orientarsi in questo mondo. Se tu fai esperienza che dell'unità, quindi attingi a un livello di coscienza superiore, ti accorgi che questa realtà di separazione in verità è un'unità, hai bisogno di un metodo, di mappe e di modelli per muoverti in questo mondo. Il concetto di trans è una mappa che ci dice, guarda che in realtà tutto è in trans. Tu mi porti il tuo problema, ma il problema che tu mi porti non è separabile dal fatto che lo stai provando a me in questo momento e che io sono qua e da come io ti guardo, no? E quindi da questa complessità di io, te e il campo. Per cui capisci come non può reggere una psicologia di protocolli, non può reggere una psicologia che si limita, tra virgolette, a un'ottica diagnostica di nosografica, però che la trascende include. Non bisogna, il concetto di trans, che è questo due che si fa uno, ti dice, non è che perché i confini non esistono, io non esisto e tu non esisti. Cioè io e te esistiamo con un'unità separata all'interno di un'unità più grande. E quindi non è che non esiste il tuo problema. Non esiste il tuo problema separato dal contesto dove lo stai facendo. E quindi non dualità, quindi coscienza dell'unità e trans sono due punti cruciali che stanno alla base. Uno è epistemologico e il trans è la mappa che c'è metodologica che ci aiuta a muoverci in questo mondo. Due punti fondanti del lavoro che si fa, al quale devi chiedere costantemente coerenza. Cioè, se tu stai lavorando in qualche modo, ti devi chiedere se sei coerente con questo sguardo e se quello che stai facendo è coerente con questo sguardo. O se per caso la tua esperienza falsifica questa cosa.